Welcome to Learn Real English, l'unico corso d'inglese dove si parla solamente di quello che non ti insegnano a scuola. Io sono Clara Campi e lui è Albert Ulisse Lancanipa. Guten Morgen. Non vi preoccupate, questo non era inglese. Semplicemente per questa puntata non ho trovato nessuno che parlasse inglese e quindi ho tirato dentro un olandese. Benissimo, nella puntata di oggi parleremo di sesso, o meglio, delle varie fasi del sesso, partendo banalmente dal bacio, to kiss. Lo so che tutti sapete che kiss significa bacio, non sono mica scema, però ci sono vari modi di dire bacio in inglese. In particolare c'è il bacino a stampo, che è to peck. Questo era un peck. Poi abbiamo il kiss classico, che però spesso gli americani intendono senza lingua. Lasciamo perdere, gli americani hanno dei problemi sul sesso. Invece c'è quello con la lingua che si chiama French kiss. Il verbo è to French, quindi ora noi facciamo un po' di Frenching. Oh, mon chéri, we can do away with the dull preliminaries and make love right away. We can spend the rest of our lives making love. Se poi le cose si fanno un pochino più hot, dal Frenching si potrebbe passare al suck face. Suona un po' disgustoso, suck face, succhiare la faccia. Non è neanche particolarmente usato, ma è un modo buffo di definire appunto il limonare, quindi suck face. A quel punto, se si va avanti, si arriva finalmente al petting. Cosa importante però, non utilizzate la parola petting quando parlate in inglese. Perché? Perché anche se a tutti gli effetti è una parola corretta da utilizzare, noi italiani la utilizziamo molto di più degli americani, ad esempio, perché tecnicamente to pet significa accarezzare. Se ci pensiamo poi gli animali domestici si chiamano pets, quindi to pet significa un pochino accarezzare il cagnolino, no? una cosa che io non associerei al sesso. No, quando si passa un pochino alla pomiciata, il verbo da utilizzare è to make out. Quindi facciamo una dimostrazione di making out. A quel punto, se le cose continuano a procedere, si potrebbe passare al dry humping. Il dry humping è molto diffuso tra gli adolescenti, insomma, è anche una cosa un pochino awkward. È praticamente quando ci si struscia da vestiti, quindi per questo dry humping, ok, insomma, una roba un po' così. Your jeans feel so good against my jeans. Totally. Comunque a quel punto, se le cose vanno bene, se si sta continuando a fare un po' di making out e tutto iniziano magari a cadere i vestiti, si passa finalmente al getting laid.